Ciao ragazzi, buongiorno! Torno finalmente con un nuovo video. Durante l'ultimo mese ho sperimentato molto con la cera. Voglio provare a realizzare qualcosa utilizzando questi bellissimi fiori che ho raccolto nel mio giardino e che ho fatto seccare, ma ancora non ci sono riuscita. Questo esperimento ancora non sono riuscita a trovare una soluzione che mi piaccia abbastanza da farvi vedere. Quindi ho optato per un'altra idea che avevo in testa già da un bel po'. Infatti mi sono ispirata ad alcune candele che ci sono in commercio che a me piacciono tantissimo e ho deciso di volerne realizzare una proprio adesso in occasione della festa della mamma, che poi appunto andrò a regalare alla mia mamma per questa festa. Tutto quanto l'ho realizzato andando a riciclare tutto quello che avevo in casa, tranne per quanto riguarda gli stoppini, che questi invece li ho acquistati online. Per il resto ho utilizzato un vecchio bicchiere che conteneva già in precedenza una candela. Poi ovviamente ho utilizzato anche dei pezzi di cera avanzati e delle candele rotte. Ed infine dei colori a cera che sono vecchissimi, pieni di polvere, ma soprattutto inutilizzati. E in più una vecchia candela decorativa che però era già rotta e rovinata e io l'ho sistemata un pochino, ho tenuto soltanto la parte che si era praticamente salvata. E niente, vi lascio il video per vedere che cosa ho combinato. Dunque, devo sciogliere la cera a bagnomaria, quindi accendo il gas, metto un pentolino pieno d'acqua sul fuoco e aggiungo anche un bicchiere vuoto, dove vado ad inserire la cera di vecchie candele in modo da scioglierla a bagnomaria. Una volta che la cera è completamente sciolta, aggiungo anche 2-3 pezzettini di pastelli a cera in modo da dare alla mia candela, insomma, il colore che desidero. La cera della mia candela era già rosa, ho solo aggiunto un po' di pastello rosa più chiaro in modo da cambiare, da schiarire il colore della mia cera. Mescolo bene in modo da amalgamare il colore ed elimino eventuali vecchi stoppini rimasti nei pezzetti di candela. Questa candela sarà diversa da tutte le altre candele perché nasconderà all'interno un regalino speciale, quindi ho già realizzato un fogliettino di carta dove ho scritto un piccolo messaggino e dove andrò a nascondere appunto una sorpresina, e come sorpresina ho scelto questo ciondolino a forma di libellula accompagnato da una catenella, e poi ovviamente chiudo il mio regalino all'interno di questo pezzetto di carta come fosse appunto un piccolo pacchetto regalo, una piccola bustina regalo, facendo attenzione di tenere la parte con il messaggio, insomma, in modo centrale e frontale. Ovviamente per proteggere sia la bustina che il regalo all'interno lo ricopro con un pezzettino di carta stagnola e la mia sorpresina è pronta. Adesso preparo anche il bicchiere, la candela, quindi prendo uno stoppino a cui vado ad attaccare sul fondo ovviamente un pezzetto di nastro biadesivo e poi lo fisso sul fondo del bicchiere, al centro del fondo del bicchiere, per essere più precisa possibile lo giro al contrario in modo da vedere insomma dove lo sto posizionando. Lo fisso bene andando a premere con le dita. Ora che è tutto pronto, verso la mia cera all'interno del bicchiere che ho appena preparato. Nascondo anche il pacchettino regalo e poi prendo questa vecchia candela. Questa era una vecchia rosa la quale si sono rovinati i petali esterni, quindi io li ho rimossi, ho tenuto soltanto la parte centrale, e per riuscire a farla combaciare perfettamente con la candela che ho appena realizzato vado a realizzare un piccolo foro sul fondo in modo da realizzare un piccolo spazio dove poter inserire lo stoppino dell'altra candela. E poi vado ad assemblarle insieme, quindi tolgo la parte in eccesso dello stoppino della candela che ho appena realizzato
e poi posiziono la rosa sopra a quest'altra candela, appunto inserendo lo stoppino all'interno del foro che ho appena realizzato. Faccio molto molta attenzione, premo la rosa un pochino in modo da posizionarla bene all'interno della candela ma senza far uscire la cera. Ed ecco qua il risultato finale, a me piace davvero tantissimo. Nel video non si vede, ma ho aggiunto anche una profumazione al talco. Purtroppo quel pezzettino di clip si è cancellato perché il telefono era scarico e quindi praticamente si è bloccata la registrazione. Se volete aggiungere la fragranza, la profumazione, la potete aggiungere soltanto dopo che avete spento il fuoco, poco prima di versare la cera sul bicchiere, così non andrà dispersa nell'aria con il calore. Tornando a noi, come vi dicevo, questo è il risultato finale, è davvero bellissima e profumatissima, mi piace davvero tantissimo il risultato. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se vi piace comunque il risultato finale, che ne pensate dell'idea di nasconderci all'interno una sorpresina. E niente, con questo è tutto, io vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale, fatemi sapere sotto nei commenti che cosa volete riciclare nel prossimo video, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, ciao!